Ben ritrovati con AgriMag News. Continuiamo a parlare del controllo del vettore della xylella fastidiosa, la sputacchina. Lo facciamo con Agostino Santomauro della Regione Puglia. Ecco, le aziende in biologico, che nell'olivicoltura sono parecchie, come possono applicare le linee guida per la difesa o meglio per il controllo del vettore della xylella fastidiosa? Sì, allora, atteso che il cosiddetto decreto Martina, che pone l'obbligo di effettuare trattamenti contro il vettore secondo quelle che poi sono le modalità che vengono definite dai servizi fitosanitari regionali, è stato pubblicato il 5 ottobre 2018 un decreto di modifica che contiene alcune modifiche al cosiddetto decreto Martina, tra cui è stata inserita la possibilità per le aziende appunto in biologico, olivicole, che operano nei territori delimitati, quindi la xylella, di poter effettuare trattamenti contro il vettore con prodotti autorizzati, diciamo con prodotti chimici, non perché c'è praticamente l'assenza di prodotti utilizzabili in agricoltura biologica autorizzati contro Phylenus su olivo. Quindi le aziende biologiche potranno effettuare i trattamenti con prodotti non ammessi in agricoltura biologica ma autorizzati contro la sputacchina su olivo, senza per questo uscire dal regime di conversione. Non potranno commercializzare il prodotto come biologico e quindi sostanzialmente si è data la possibilità a queste aziende di poter venire fuori da un vicolo cieco nel quale si erano ritrovate a seguito della pubblicazione del decreto Martina, che poneva l'obbligo di trattamenti, ma non c'erano sostanze attive utilizzabili in agricoltura biologica autorizzate per questo. Questo significa che il problema del controllo del vettore è più importante di quella produzione biologica che si potrebbe ottenere nella fascia obbligatoria. Questa è una deduzione. Può essere presumibile che si sia pensato proprio che il problema xylella debba essere controllato, ma banalmente c'è da considerare una cosa. Se si lascia che non vengano effettuate tutte le misure per contrastare la diffusione del batterio, semplicemente domani le stesse aziende olivicole che operano in bio non si ritroveranno più con gli olivi se va avanti la malattia. Ok, questo è un problema molto importante, continueremo ad aggiornarvi e a tenere presente quali sono le problematiche e le soluzioni possibili al controllo della xylella. Quindi è tutto per questo appuntamento di AgriMag News.